progetto molto ambito, ma soprattutto ambizioso, per il semplice fatto che l'amministrazione comunale ha deciso negli ultimi 2 anni di porre fine a quello che era la questione famosa della risalita meccanizzata. Una risalita meccanizzata dove il 60% dei cittadini, quindi 8.000 cittadini, avevano votato per non farla. Detto ciò, in ogni caso, sempre andati avanti nel portare avanti il discorso della risalita. Oggi l'amministrazione comunale intende intanto togliere via quelle che sono le scale mobili, rifare una scalinata degna di essere chiamata scalinata e passerella, in modo tale di avere il raggiungimento alla parte alta con la parte bassa in maniera un po' più, come dire, decorosa e degna. Soprattutto del fatto che questa risalita negli anni ha avuto una serie di fermi, poi una serie di riprese, e quindi molto probabilmente non era un'attività da fare, un'opera da fare. Come mai si è deciso adesso di attuarla? Si è deciso adesso soprattutto del fatto perché questa risalita è costata 2.800.000. È vero che erano soldi della comunità europea, ma soprattutto per quello che era la manutenzione e la gestione della scala mobile ha sempre avuto, come dire, dei grandi impegni a livello anche di bilancio, e quindi si è deciso con 600.000 euro di fare questo intervento cercando di riuscire a risparmiare i 200.000 euro per fare altre attività anche di sicurezza, guardiania e quant'altro. Potrà essere utilizzata da tutti comunque questa scalinata, sia turisti che cittadini? Sì, questo senz'altro, questo è una finalità che noi abbiamo insomma nelle corde nostre, quella, come dicevo prima, di mettere in comunicazione la parte bassa con la parte alta, legando soprattutto all'aspetto del castello e il museo d'arte contemporanea. I tempi per la realizzazione? Guardi, tutta la parte progettuale, definitivo, preliminare, esecutivo sono già stati approvati, e sarà prossimo andare ovviamente in appalto per aggiudicare i lavori, quindi tempo 1 anno secondo me i lavori partiranno. Il castello di Rivoli, museo d'arte contemporanea, che ha aperto nel 1984, è felice di questa iniziativa perché aiuta e prosegue un percorso già iniziato alcuni anni fa di collaborazione con la città di Rivoli, di collegamento tra il centro storico e il museo stesso. Quindi per raggiungere il museo non soltanto lo si potrà fare passando dai parcheggi e quindi venendo in macchina o in pullman sull'altro lato del castello, ma anche salendo attraverso il Borgo Vecchio, fermandosi a prendere un caffè o qualcosa, e poi passeggiando attraverso questa risalita che, con la sostituzione delle scale mobili con scale normali, diventa una bellissima passeggiata e introduzione al museo.